Questa sera siamo qui per presentare il primo romanzo di Stefano Urighi, si intitola Lo Starnuto. Consiglio di leggere perché è godibile, perché è divertente, perché devo dire che come opera prima è un'opera ben riuscita. Se proprio devo fare riferimento a un romanzo che mi era piaciuto, che ricordava il meccanismo, potrei pensare al Barone Rampante. Ecco, io Enrico Valder, io lo chiamo Valder, ma poi dirà tutto il mio nome, avevo questa idea qui. Io credo che, senza stare qui a filosofeggiare, insomma, ognuno di noi quando passa per questo mondo e si trova nella famosa, non la linea d'ombra, perché quella è molto più avanti, però diciamo nelle prime linee, no, nel passaggio dell'infanzia, all'età matura, insomma, quando tu scopri veramente come ha fatto il mondo, lo puoi fare o in maniera consapevole o in maniera inconsapevole. Questo bimbo che scopre in maniera del tutto inconsapevole la mattina, mangiando dei biscotti che sono scaduti, e lui questo inganno della scadenza, che tra l'altro era stata taroccata sulla confezione del biscotto con un pennarello, ecco, lui fiuta. Questo inganno e risponde rispedendo al mittente l'inganno che gli si era proposto, e quindi lui distrugge la casa praticamente con questo starnuto. Ma per quel che riguarda la scelta dei nomi, anche lì insomma un po' ci ho messo dentro qualche sassolino, mi sono tolto, ad esempio mia figlia che si chiama Francesca, io a me sarebbe piaciuto che mia figlia si chiamasse Bianca, e allora io non avendo potuto dare quel nome, allora alla fine mi sono preso questa piccola rivincita e la madre di tre fratelli si chiama Bianca. Per Enrico Valler invece ho fatto una cosa di nuovo un po' patologica, lo dico da solo, ho cercato di trovare una combinazione nome e cognome che non esistesse, quindi io sono andato su Google e ho fatto una serie di nomi e cognomi, e ogni volta trovavo che c'era, che ne so, uno in Australia che si chiamava così, uno in Uzbekistan. Poi a un certo punto Enrico Valler non esisteva, zero risultati trovati, perfetto. Poi c'è sempre da dire che l'apporto dell'immaginazione del lettore completa l'opera, no? Completa la capacità di descrizione del bravo scrittore. Io mi sono limitato a questo disegno, che in realtà non è una copertina, perché è stato l'editore a farlo diventare una copertina. In realtà era un mio omaggio a Stefano, in ricordo dei nostri incontri al Bar Rio, dove ci trovavamo quando accompagnavamo i nostri figli a scuola materna, e dopo ci prendevamo un caffè e lui mi parlava del suo libro, dei nuovi capitoli, di qualche sua problematica. Naturalmente era in pieno travaglio e quindi aveva dei dubbi, aveva delle... che io assolutamente non ero in grado di risolvergli, però mi rendevo conto che lui aveva solo bisogno di parlarne.